Videoragno.it, siamo ancora con il dottor Davice per parlare di qualcosa che abbiamo detto poco fa, la cervicalgia. In particolar modo adesso parleremo soprattutto di come si può agire su questo tipo di sintomatologia. Beh, l'approccio osteopatico, come in tutte le sintomatologie su cui andiamo a lavorare, è di tipo globale, quindi non sarà esclusivamente relativo al sintomo del paziente, quindi al dolore cervicale, al dolore alla spalla o al braccio, ma andremo a capire il perché il paziente sta soffrendo di quel tipo di disturbo. Andremo a capire se è una problematica di tipo muscolare, se c'è un interessamento del disco, quindi una degenerazione discale, una protrusione del disco. Oppure anche altre problematiche, come dicevi, legate. Oppure ci sono, esattamente, si fa attenzione a quello che potrebbe essere la sfera neatologica, e quindi integrare tutto l'apparato stomatognatico. C'è un collegamento anche con il sistema visivo? Sì, soprattutto su quanto riguarda, diciamo, le cefalee, e tutto questo va comunque analizzato con altri specialisti, quindi assolutamente l'oculista, l'ognatologo o l'ortodontista, proprio per capire e eventualmente collaborare, perché è una cosa molto frequente approcciare in tutti e due i modi la situazione, più da un punto di vista medico e poi da un punto di vista rieducativo. Quindi mi raccomando, non andate dal vicino a farvi fare i soliti cric e croc. Quindi ancora con noi, videoragno.it, seguiteci per tutti i nostri consigli con il dottor Davice.